Quando ero bambino, mio nonno mi raccontava sempre le storie di prima del Fallout. A volte saltavo le lezioni degli operatori dell'educazione e stavo con lui nel Museo della Memoria ad ascoltarlo per ore. Mi parlava di cose che noi nativi del Bunker 101 non abbiamo mai visto. La luce del sole, il mare, la neve. Storie di un mondo strano, dove c'erano l'inquinamento, la guerra, la fame. Ma anche storie belle, come quella del suo primo appuntamento con la nonna. La invitò di persona perché all'epoca non bisognava chiedere la licenza di unione. Chissà come facevano a essere sicuri di piacersi. E la portò in un posto chiamato Luna Park. Era pieno di luci colorate e macchine chiamate giostre, su cui potevi salire per puro divertimento. Mio nonno portò la nonna su una enorme ruota panoramica, così era chiamata. Arrivati nel punto più alto, la ruota si fermò. C'era il sole al tramonto, una musica romantica, e lui la baciò. Chissà se quest'anno al ballo troverò anch'io la mia anima gemella. Beh, vedremo. Dove ero rimasto? Ah sì, poi trascorsero il resto della serata a passeggiare e mangiarono un gelato, una specie di crema ghiacciata con un sacco di valori energetici che farebbero drizzare i capelli ai nostri operatori biologici. Un mese dopo si sposarono in un posto chiamato chiesa, dove le persone si radunavano per pregare, un po' come facciamo noi duncanisti ogni mattina. Quando scoppiò la guerra termonucleare, lavoravano entrambi come tecnici al bunker e questo salvò loro la vita. Fecero un figlio, mio padre, e continuarono ad amarsi per il resto dei loro giorni. Ogni mattina, prima di andare a prendere la pillola Daisy, io passo per il Dipartimento della Memoria, dove ancora oggi è esposta la fotografia di un Luna Park. Penso al mio caro nonno e mi dico: «Avanti, cittadino! È un nuovo giorno e tutta la comunità ha bisogno di te! Onora la vita e sii orgoglioso di essere uno dei protagonisti della rinascita della razza umana! Al lavoro! Sii felice di essere un membro del Bunker 101!»